Ciao 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 a tutti, oggi una nuova postazione, ogni tanto vediamo di cambiare un po' visuale, altrimenti divento monotona. Nuovo video dove vi mostro i prodotti beauty finiti in questo periodo, in questo mese di ottobre che ormai si avvia verso la fine. Vado a pescare da questo sacchetto dove li ho accumulati, non sono proprio tantissimi come il solito perché cerco di mantenere una certa frequenza nel fare questo tipo di video. Alcuni di questi prodotti sono super testati perché li uso da sempre, si può dire, e altri invece sono novità, alcune ottime, alcune normali, buone, alcune decisamente pessime. E vado subito a pescare dal sacchetto. Allora, per prima cosa togliamo questo che è un bagnoschiuma del Giardino dei Sensi, è da uomo, però ogni tanto lo uso sempre, ogni tanto lo uso sempre, proprio una frase che no, ogni tanto lo uso anch'io, mentre Sontino lo usa sempre perché dice che è il migliore che abbia mai provato. Tra l'altro li trovo solo su Idea Bellezza, il sito online di prodotti appunto per l'igiene, per la bellezza. E questo qua, appunto del Giardino dei Sensi, bagnoschiuma e doccia schiuma in legni mediterranei. E lui lo trova davvero buono, anche a me piace molto. Ha un profumo, sì, tipicamente maschile, diciamo, ma davvero molto buono. Poi passiamo a una cosa pessima, che è questo balsamo riparatore per capelli indeboliti e rovinati di Testa Nera Gliss, la linea Gliss. Io l'ho trovato davvero pessimo, l'ho usato lo stesso, ne usavo minore quantità, però i miei capelli che sono fini e insomma non è un capello corposo il mio, è piuttosto fine e debole, risultavano veramente appesantiti, non mi è piaciuto per niente, infatti non lo ricomprerò più, quindi va nella categoria pessimi. Magari invece per chi ha un capello un po' forte, grosso, magari poco docile, magari è l'ideale, per me è proprio negativo. Così come non mi è piaciuto questo ultra dolce per bambini, l'ho usato un po' per Alice, un po' per me. È anche testato sotto controllo pediatrico questo alla ciliegia mandorla dolce. Ma anche questo mi ha dato l'idea di appesantire molto il capello, non so perché. Questo invece è di Herbal Essence, capello al profumo di mandarino, capelli morbidi e setosi, senza infamia e senza lode. Uno shampoo normalissimo, ma almeno non mi appesantiva così il capello. Poi il mio deodorante preferito, questo qui di Dove Go Fresh, questo qui al melograno, è il mio preferito in assoluto. È molto buono di questa linea anche quello al cetriolo, però questo per me è il top. Mi piace tantissimo, davvero. Poi qui ho una raccolta di salviettine. No, questa no. Allora, questa Fria Baby, queste struccanti Licia, buone devo dire, da alternare le mie solite Fria, che non ho, credo di non averne qui perché ve le mostro ogni volta, quindi devo aver buttato via le confezioni. E anche queste qui Fria multiuso. Scusate, scusate, il bello della diretta, come si suol dire. Poi vediamo un po' per la parte maschere, ho tenuto da parte solo queste per i patch per gli occhi, queste di AliExpress, sono davvero molto buone. E questa invece che non ricordo, accidenti, accidenti, se ho preso in AliExpress o in Shop Me Sei, il sito dove tutto costa $1, ma sono quasi quasi sicura di averla presa in AliExpress. Poi magari andrò a controllare e la ricomprerò perché l'ho trovata davvero buonissima, veramente buona. Coreana, vedete qui, made in Corea.
E questa qui è la zucca per la mia pelle piuttosto secca, non piuttosto, molto secca. L'ho trovata davvero eccezionale. Quindi, magari se andate a cercare maschera pumpkin o maschera la zucca in AliExpress, ripeto, sono quasi al 99,9% convinta di averla acquistata in AliExpress. L'ho trovata, credo, la migliore che abbia mai provato finora. Poi vabbè, dischetti strucco, dischetti di cotone, cotoneve. Poi, ecco una cosa che ho trovato ottima, veramente ottima. Avevo visto, era stata segnalata nel video dei prodotti finiti di una mia amica. E incuriosita, mi sono fatta dare prima un campione di questa crema per il viso. Oddio, in realtà andrebbe bene per tutto, però io la usavo solo per il viso perché è molto idratante, veramente, infatti dice da pelli secche a molto secche. E poi ne ho preso anche un tubetto, questa Cerave, questa è la prova, il test che mi sono fatta regalare. E questa invece è il tubetto che ormai ho finito, in farmacia questa si trova, è veramente veramente buona. Io l'ho alternata alla mia solita crema giorno e crema notte della Nivea, alla linea anti-age della Nivea con cui mi trovo comunque bene, ma questa è veramente super super buona, quindi categoria ottimi e la consiglio. Poi ecco qua la crema Nivea a cui accennavo prima, Vital Antirughe. Questa è quella per la notte. Poi ho finito. Questa è invece una crema Nivea per il corpo, una confezione da viaggio, come le chiamo io, queste qua piccoline, Soft Mix It. Ma a base di che cosa? Sinceramente non l'ho ancora capito oggi. Boh, nell'illustrazione ci sono delle erbe, ma vediamo un po' se c'è scritto qualcosa. Boh. Comunque vabbè, mi è piaciuta molto. Scusate un attimo. Rieccomi. Allora, scusate, una piccola interruzione. Poi, allora, una buona crema così generica per tutti i tipi di pelle. Questa qui della Glenova. La linea Glenova è una linea molto buona, costa poco, è veramente low cost, però è una crema davvero efficace. Sono creme davvero efficaci. Io avevo provato questa, ne ho provate tante di questa linea, mi sono piaciute tutte. Questa in particolare è molto, molto, diciamo, idratante all'olio di argan per tutti i tipi di pelle, senza paraffina, senza parabeni, senza siliconi, ed è questa. Queste tra l'altro si trovano anche dai cinesi, vabbè io le ho prese al supermercato, però vabbè. Poi queste cremine per le mani che io adoro, quelle di Shop Misei, in questo formato anche da borsa. Questa in particolare com'è che si chiama? Al burro di karité, perché qui è scritto così. Però ecco, sono cremine davvero buone per le mani. Io ne tengo sempre una in cucina, una in bagno e una nel comodino, perché alla bisogna le mie mani sempre super secche. Poi, ottimo, ottimo, ottimo questo siero per occhi, contorno occhi e contorno labbra di Balea, questo. Davvero buono. Questo me l'ha regalato la mia Silvietta, eccolo qua. Ed è davvero ottimo, un prodotto che consiglio, categoria ottimo sicuramente, perché mi trovo molto bene, appena applicato sento subito una piacevole tensione, mi piace insomma. Poi ho finito questi due smalti,
più che fin questo da Born Pretty Store, non so come mai ce l'ho, probabilmente me l'ha regalato qualcuno, questo di questo verdone scuro, e questo invece che avevo preso io è Essence Gel, che è un rosa, neanche un rosa, un malva chiarissimo che sembra quasi grigio questo. Dicevo, in realtà non sono finiti, ma l'ultimo rimasuglio che è rimasto l'ho aggiunto a un'altra boccetta di smalto sempre quasi alla fine, in modo che ottengo un colore che nessuno ha inimitabile, perché appunto è una mescolanza di vari colori. Poi, ecco questo che è già finito, l'avevo preso in AliExpress, è un contorno occhi, anche questo qua, questo, ed è fatto in questo modo, ha questa specie di tampone all'estremità e poi bastava girare questa specie di stantuffo per far scendere il prodotto goccia a goccia. Devo dire, sì, costava poco, pochissimo anzi, però l'ho trovato anche questo buono, non buono quanto questo di Balea, però questo, anche questo, nonostante sia di AliExpress, l'ho trovato molto buono, l'unica pecca che era davvero pochissimo il prodotto all'interno, e infatti l'ho terminato in men che non si dica. Poi, allora, due mascara Astra, io il mascara lo finisco come se fosse non so cosa, comunque mascara Astra, entrambi molto buoni, mi sono piaciuti tantissimo, li ho usati questi praticamente tutta l'estate, li ho finiti adesso in questi ultimi giorni. Io ne uso sempre due insieme di mascara, due insieme nel senso che con scovolini diversi, perché non lo so, mi dà l'idea che le ciglia escano meglio più separate, più come in questo caso. Prima applicavo questo con lo scovolino normale, diciamo così, a cono, e poi invece la seconda passata la do con questo leggermente ricurvo, vedete, per dare un po' più di piega alla forma delle ciglia. Infine ho tenuto per ultimo questo olio che io veramente ho adorato e ricomprerò sicuramente, l'olio anticellulite alla betulla di Sien, questo qua. Questo per me davvero è un olio, no, miracoloso no, perché come dico sempre io, nessun prodotto beauty fa miracoli, però sicuramente aiutano a mantenersi in forma, a mantenere quello che si ha, che la natura ci ha donato. E quest'olio anticellulite è favoloso, prima di tutto perché veramente migliora l'aspetto estetico della pelle colpita dalla cellulite, ma soprattutto ha la grandissima qualità di essere immediatamente assorbito dalla pelle. Mi è piaciuto davvero tanto e lo ricomprerò sicuramente. E con questo ho finito la carrellata dei prodotti usati in quest'ultimo mese. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso, e al prossimo video. Ciao ciao!